19 finti poveri sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Biella. I denunciati avevano dichiarato finti redditi per ottenere alcune agevolazioni sociali. Abbiamo intervistato due sindaci biellesi molto preoccupati sull'abolizione dell'IMU. Il rischio è di non riuscire a chiudere i bilanci. All'ufficio scolastico provinciale di Biella si stanno svolgendo le nomine per il personale della scuola biellese. Domani tocca ai bidelli. Ormai l'attesa è finita, domani sera i giardini Zumaglini si terrà la Notte Blu a Biella. Musica e spettacolo faranno da sottofondo al centro cittadino. Si sono conclusi gli internazionali di golf Under 16 tenutasi al Club Le Betulle di Biella, scontata la vittoria del norvegese Reitan, sesto il biellese Giletti. Cordiale buongiorno dalla redazione di Biella, prima edizione in diretta del telegiornale che si apre subito con la cronaca. 19 finti poveri sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Biella, avevano dichiarato un reddito minimo per ottenere agevolazioni sociali. Sono stati tutti denunciati, sentiamo. 19 biellesi sono stati denunciati per falso in atto pubblico delle fiamme gialle. La Guardia di Finanza di Biella, dall'inizio dell'anno, ha intensificato i controlli sulle effettive condizioni economiche di coloro che richiedono le cosiddette prestazioni sociali agevolati, cioè aiuti economici e servizi sociali di assistenza che spettano i cittadini che versano in particolari condizioni economiche e sociali. Nei primi 8 mesi del 2013 i finanzieri biellesi hanno effettuato 32 controlli su persone che avrebbero avuto diritto a beneficiare delle varie prestazioni sociali agevolate. Assegno per il nucleo familiare con 3 figli minori, assegno di maternità, servizi educativi per l'infanzia come l'asilo nido, le mense scolastiche, i libri di testo, le borse di studio, le agevolazioni per le tasse universitarie ed eventuali altre tutele a sostegno delle famiglie in difficoltà. In ben 19 casi le fiamme gialle biellesi hanno scoperto che era stato falsificato lo status di disoccupato o la percezione di redditi o la disponibilità patrimoniale inferiore a quella reale. I militari hanno ricostruito il reddito dei nuclei familiari, scoprendo che pur avendo dichiarato di essere titolari di redditi al minimo o addirittura di non possederne, queste persone superavano i limiti previsti per usufruire delle agevolazioni richieste. Tutti i responsabili sono stati quindi denunciati per il reato di falso in atto pubblico, nonché agli enti che avrebbero dovuto erogare le prestazioni. In 2 casi la denuncia è avvenuta anche per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, in quanto i soggetti avevano già beneficiato delle agevolazioni a loro non spettanti. Ed ancora cronaca, un bar del centro di Biella è stato chiuso perché i gestori servivano alcolici a minorenni al di sotto dei 16 anni. Durante un controllo gli agenti hanno verificato una soffiata confermata dalle dichiarazioni di decine di ragazzini minorenni, la maggior parte dei quali era al di sotto dei 16 anni. I gestori del bar in Via Italia offrivano ai ragazzini alcolici di tutti i tipi, in particolare i cosiddetti sciottini, a prezzi scontatissimi che ovviamente attiravano la giovanissima clientela. Il bar in questo modo aveva conquistato una discreta clientela ed era divenuto un ritrovo abituale di ragazzini di tutte le età. I gestori del bar sono stati segnalati per somministrazione di alcolici a minori di anni 16, continuata in concorso. La chiusura del locale è stata confermata dal 28 agosto al 3 settembre. Ritorniamo sull'argomento abolizione dell'IMU, infatti abbiamo raccolto i commenti di 2 sindaci biellesi molto preoccupati sull'abolizione di questa tassa. Sentiamo le ragioni. La tanto annunciata abolizione della tassa IMU non trova favori né consensi, soprattutto nei comuni, dove si parla di annunci dal sapore di propaganda politica, perché pare che questa tassa verrà reintegrata con una nuova denominazione, la Service Tax. Ma sentiamo il commento di alcuni sindaci biellesi. L'abolizione dell'IMU sulla prima casa è sicuramente un'operazione che porterà dei grandi sconquassi a livello dei comuni. L'IMU era come l'ICI, un qualcosa che ci eravamo abituati ormai a pagare e che sapevamo che dovevamo pagare, per cui mettevamo da parte i denari per pagare questa tassa.
L'errore è stato fatto la prima volta nel 2008 con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, che ha portato all'IMU nel 2012. Adesso aboliamo nuovamente l'IMU e ci porteremo dietro la service tax. La service tax che sicuramente sarà più onerosa rispetto a quello che era l'IMU precedente, è sommata anche la tassa dei rifiuti. Io mi auguro che tutto questo non porti il sistema complessivo al collasso. Un'altra cosa che io voglio dire è che noi come comuni aspettiamo a questo punto che il governo faccia la sua parte, nel senso che trasferisca immediatamente e non fra sei mesi o un anno i fondi che non sono entrati con la rata di giugno e i fondi che non entreranno con la rata di dicembre. Per cui io mi auguro che il governo Letta per il comune di Candelo provveda immediatamente al trasferimento dei 400.000 euro che è la quota che spetta al comune di Candelo per la prima rata dell'IMU sulla prima casa. Ma oddio, un annuncio che a mio modo di vedere è stato inopportuno, anche perché ritengo che non possano togliere l'IMU senza inserire un'altra tassa, e in effetti hanno dato l'annuncio che avrebbero tolto l'IMU, ma ci hanno parlato immediatamente di service tax, la tassa sui servizi. Di conseguenza, e la domanda la rivolgo io, che cosa dobbiamo aspettarci? Nulla di buono, purtroppo, perché i soldi che mancano sono quelli e devono recuperarli in un modo o nell'altro. Ci si augura che si accontentino e che non pongano ulteriori aumenti. Noi vediamo nel nostro piccolo comune che lo Stato al momento ha trasferito il 20%. Ci auguriamo che sopperisca al più presto, perché stiamo andando in anticipo di cassa. Cosa mi aspetto dal fatto che abbiano tolto l'IMU? Assolutamente nulla, se non un disastro annunciato. La preoccupazione di ogni sindaco, non solo mia, di ogni sindaco, è quella dei propri cittadini. Li abbiamo a cuore, ma cosa raccontiamo? La gente è stufa di essere presa in giro, di continuare a sacrificarsi, perché continuiamo a chiedere sacrifici senza avere nulla in cambio. Ed ora il mondo della scuola. Questa mattina si sono svolte le nomine per il personale amministrativo e ATA delle scuole biellesi. Domani sarà il turno dei bidelli, mentre nel mondo sindacale sale la tensione per i continui slittamenti decisi dal Ministero. Sentiamo. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, si avvicina l'inizio dell'anno scolastico e sale la tensione nel mondo sindacale. Ad agitare le acque lo slittamento delle nomine dei docenti a tempo determinato, che dovevano essere rese note ieri ma che in realtà sono state rinviate direttamente dal Ministero. Uno slittamento che nasce dal concorsone che a dicembre aveva coinvolto centinaia di docenti precari e che ora dovrebbero vedersi firmare un contratto. Nomine confermate questa mattina all'ufficio scolastico provinciale, dove sono state rese note le decisioni sugli amministrativi e sul personale ATA, amministrativo, tecnico e ausiliario. Le nomine coinvolgono tutti i gradi dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori. Nelle operazioni non sono stati registrati problemi o disguidi. Domani alle 9.30, sempre in provveditorato, sono previste le nomine dei bidelli assegnati alle varie scuole della provincia. Dalla scuola alla sanità, nel mese di settembre, presso le delegazioni di Ronco e di Mongrando della LILT di Biella, inizierà l'attività in collaborazione con la FAND, l'Associazione Italiana Diabetici di Biella, che opererà presso le sedi delle delegazioni attraverso l'opera dei suoi infermieri volontari. I servizi offerti saranno la misurazione gratuita della glicemia, il controllo della pressione arteriosa e il calcolo del punteggio di rischio per la malattia del diabete. A seguito di questo verrà rilasciata al paziente una scheda indicativa dei valori riscontrati, che potrà essere consegnata al proprio medico curante. Il nuovo importante servizio della LILT di Biella verrà effettuata presso le delegazioni di Ronco e di Mongrando dal 16 settembre, il lunedì pomeriggio, dalle 15 alle 17, su appuntamento da concordare telefonando alla LILT di Biello o alle due delegazioni della LILT. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla consultazione del sito internet della LILT di Biella. Parliamo ora di spettacolo e intrattenimento. Tutto è pronto per la Notte Blu che si svolgerà domani ai Giardini Zumaglini. Ce ne parlano due ospiti molto particolari e scopriamo di chi si tratta.
Ciao. Ciao a tutti, siamo Italia Graffiti, laggiù c'è Enzo, qui sotto c'è Roberto, Graziano, Nando e io che mi chiamo Andrea. Noi siamo un gruppo di vecchia data, diciamo, come questa formazione, facciamo musica italiana dagli anni 60 agli anni 70, qualcosa di 80, li abbiamo un po' arrangiati per svecchiarli un pochino e farli un po' dance, per farli ballare tutti quanti insieme. Saremo con voi, spero, il 31 agosto alla Notte Blu di Biella. Venite tantissimi, si ballerà, si canterà tutti insieme, ci sarà da mangiare con le proloco, quindi sarà una manifestazione meravigliosa, sperando nel tempo, ma le cose buone devono andare avanti, quindi la Notte Blu di Biella vi aspetta con Italian Graffiti. Ed è ancora musica totalmente di altro genere. Con il quinto concerto di stasera si conclude il Festival di Musica Antica. Alle ore 21 nella suggestiva chiesa romanica di San Secondo il tema dei madrigali d'amore e le musiche del Seicento italiano sarà offerto dal complesso dell'Accademia Strumentale Italiana. Vi ricordiamo che il concerto avrà una replica nella serata di sabato. Ed ora vediamo quali sono gli altri appuntamenti in questo fine settimana biellese, selezionati come sempre nella rubrica di Elena Lovero. A Biella, in piazza San Paolo, alle 21, Liscio in piazza con l'orchestra Sergio Perazza. Al Santuario Europa, English Full Immersion Weekend, corsi di inglese per adulti e bambini nella splendida cornice del Santuario di Europa. A Candelo al Ricetto, modellismo al ricetto. Domenica a Biella, in piazza Vittorio Veneto, quarta tappa del Motogiro del Piemonte. Alle 10 pralungo ritrovo in piazza Chiesa ed escursione geologica naturalistica, per un'escursione da Pralungo alla valle e laboratorio sul torrente alla scoperta degli insetti acquatici. Ed ora lo sport. Sono terminati ieri gli internazionali Under 16 che si sono svolti presso il golf Le Betulle di Biella. È stato scontato il risultato che ha visto la vittoria annunciata del norvegese Reitan. Vediamo. Come da pronostico, la settima edizione dei campionati internazionali d'Italia Under 16 terminati ieri al Golf Biella Le Betulle con la disputa delle 36 buche finali hanno avuto come dominatore assoluto il norvegese Christopher Reitan. Il quindicenne di Oslo ha preceduto l'inglese Arun Singh Brar e il sudafricano Kyle McClitchie. Primo tra gli italiani Teodoro Soldati al quarto posto e primo tra i biellesi al sesto posto Edoardo Giletti. Settima versione, edizione di questo trofeo internazionale che ormai per noi è diventata una tradizione qui a Biella, perché la federazione ci ha concesso negli ultimi 7 anni di disputare questa splendida gara per giovani. Credo che ormai appunto l'abitudine ha consolidato il nostro modo di poter affrontare correttamente, penso bene, questo torneo che vede quest'anno purtroppo il successo di un norvegese, mentre negli anni passati questa manifestazione è sempre stata retaggio abbastanza degli italiani, ancorché abbiano sempre avuto una più nutrita rappresentanza rispetto alle altre 14 nazioni che partecipano a questo torneo. Credo che il campo abbia retto bene, nonostante le calure estive,
Dopodiché credo che sia di soddisfazione per tutti che una manifestazione che sviluppa i giovani abbia come terreno di confronto proprio Biella, che è considerato, forse come tutti abbastanza sanno, uno tra i migliori corsi del panorama italiano. Sono Ennio Vigliani, membro del consiglio direttivo del Golf La Biella. Noi non seguiamo ovviamente la parte sportiva direttamente, che è seguita dalla federazione, ma la parte organizzativa, i trasporti, la movimentazione, il live scoring e tutto quanto riguarda le classifiche. E il bilancio della gara è molto positivo, anche quest'anno abbiamo avuto 14 nazioni partecipanti, per la prima volta anche il Kenya. La gara non ha avuto purtroppo una grandissima battaglia per la vittoria, perché c'è questo ragazzo norvegese che è andato in testa subito e non mai nessuno è stato in grado di metterlo in discussione. Il bilancio è molto buono, il risultato è tecnicamente molto molto valido e mi sembra che tutte le squadre che hanno partecipato abbiano espresso grande soddisfazione, apprezzamento del nostro campo e la volontà di ritornare il prossimo anno. E questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, tutti voi un buon proseguimento di giornata e arrivederci.